Buongiorno, oggi è domenica 27 ottobre e finalmente ho ripreso in mano la videocamera dei vlog e spero stavolta di riuscirla a portare a termine e che non finirà come un'altra delle mille e mila clip che rimangono a occuparmi memoria nel computer. Siccome oggi sono andata a fare una cosa molto carina, ho pensato di portarvi con me. Da quando sono a Roma ho più spesso la possibilità di partecipare a eventi o incontri organizzati. Sicuramente se mi seguite su Instagram già ne avete visto qualcuno. Soprattutto capita spessissimo di avere la possibilità di scoprire locali nuovi. Per esempio, stamattina sto andando in un nuovo locale carinissimo che vi farò vedere tra poco. E insieme alle colazioniste. Non so se le conoscete, le colazioniste sono un gruppo di ragazze, di cui spesso faccio parte anche io, che, come dice il nome stesso, vanno a fare queste colazioni instagrammabili un po' in giro per i locali, soprattutto di Roma, ma so che si sono spostate anche un po' in giro per l'Italia. E stamattina siamo state invitate da Tirami Bloom a fare una degustazione di tiramisù gourmet. Io ultimamente ho scoperto di avere una passione sfrenata per i dolci, non potete immaginare quanti io riesco a mangiarne durante la giornata, durante la settimana, e quindi potete soltanto immaginare quanto io sia contenta di fare questa cosa. Quindi ho pensato che questo potesse essere il modo migliore per dare il via alla nuova stagione di vlog. Vi faccio vedere velocemente l'outfit che ho scelto per oggi e poi andiamo. Dato che il locale dovrebbe essere tutto incentrato sui toni del rosa, ho deciso di abbinarmi per quanto possibile e ho indossato questa maglia nera così a fiori, vecchissima, inutile che vi dica dove l'ho presa perché non la troverete mai. Questa gonna plissettata rosa, questa l'ho presa da Stradivarius anni fa, però ho visto che quest'anno ne hanno fatte identiche di altri colori. Borsa rosa Michael Kors e tronchetto nero semplice. Qua a Roma per fortuna fa ancora caldissimo, sembra primavera più che autunno, non sembra affatto di essere quasi a novembre, quindi me lo sto godendo ancora un po' con questi outfit più sbarazzini. Questo posto si trova in zona Prati, se siete un po' esperti di Roma. Io ho già sbirciato dentro ed è bellissimo, infatti ora vi faccio entrare, già ci sono le cose da mangiare e là dentro ci sono le altre ragazze delle colazioniste, quindi entriamo. Allora, bellissimo tutto questo rosa, guardate che bello questo posto. Qua ci stiamo attrezzando per le foto. E ho presentato all'università un format di attività ricreative, comunque con un valore educativo, per viaggiatori. E da lì poi dopo ha riscosso molto interesse, mi è stato proposto di finanziarlo e quindi da Copenaghen, dove mi trovavo a studiare, sono tornato a Roma per vedere se si poteva aprire un format di questo tipo. Da lì poi ho incontrato Giacinta che stava a scuola con me, ha fatto varie esperienze in Francia con la scuola di Paul Bocuse e poi varie pasticcerie stellate, anche lei tornava a Roma e insieme al mio socio Luca siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto. Facciamo cultura del cibo e tiramisù. E quindi poi è nata l'idea di tiramisù, di quello che vedete davanti, che è il caffè, la caffetteria dedicata al tiramisù. E dietro noi facciamo principalmente laboratori di tiramisù, quindi facciamo masterclass per adulti in cui Giacinta insegna come trasformare il tiramisù in un dolce molto particolare come quelli che vedete qui. E poi dopo anche altri laboratori, adesso abbiamo per esempio un laboratorio di cupcake per bambini che stanno arrivando adesso, infatti poi ci spostiamo davanti. Piano piano li stiamo facendo fuori tutti, io li ho assaggiati tutti e finora il mio preferito è questo, pistacchi e lampone, ma anche, vediamo dov'è, il Mont Blanc, buonissimo.
sono gli altri gusti. Allora, volevo presentarvi Manica, che è la fondatrice delle colazioniste, nonché l'organizzatrice ufficiale di tutti questi bellissimi incontri. Serviva un format dedicato alle colazioni, sì, ed è un modo per fare community, per fare rete qui nella capitale. Brava, trovo locali bellissimi, sempre, sì, non so come... per valorizzare le location meritevoli e che vale la pena scoprire qui a Roma, ma in realtà il format si allargherà man mano. L'ho accennato che siete un po' anche in giro per l'Italia. Sì, anzi, colazioniste all'ascolto, se c'è qualcuno che si vuole proporre per lanciare una colazione social in giro per l'Italia, io vi faccio in quel senso la sua pagina personale e quella delle colazioniste, così ci potete seguire. Ci rivedremo presto. Prestissimo, sicuramente. Io sono tornata a casa, ho pranzato perché nonostante tutti i dolci che ho mangiato stamattina mi era rimasto quel leggero languorino, quella voglia di salato, perché io sono fatta così: se mangio dolce mi viene voglia di salato, se mangio salato mi viene voglia di dolce, è un circolo vizioso senza fine che non auguro a nessuno. Adesso mi sono stravaccata qua sul letto perché più tardi devo andare a lavorare, quindi volevo prima rilassarmi un po'. Io spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere passare la mattinata così e vedere una cosa un po' diversa. Fatemi sapere cosa ne pensate, così magari cercherò di farla più spesso questa cosa. Avrei anche voluto portarvi un po' in giro per il centro, passeggiare un po', però ieri sera ho fatto tardissimo, stamattina mi sono svegliata presto, quindi mi mancavano le energie, però magari la facciamo la prossima volta. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!